Allora, mister, avete avuto una buona porzione di tempo, soprattutto nel primo tempo, in cui con vivacità vi siete fatti valere e siete andati anche vicini alla realizzazione. Sì, siamo partiti bene, come hai detto te giustamente, potevamo andare in vantaggio, poi c'è stato questo gol di Cipriani che un pochettino ha demoralizzato così questi giovani ragazzi. Poi il secondo gol, appena iniziato il secondo tempo, ci ha tagliato un pochettino le gambe. Poi abbiamo ripreso a giocare nel finale, abbiamo rischiato di riaprirla. Questa è una squadra giovanissima, fatta di tanti giovani e purtroppo le ingenuità ci sono. Stiamo lavorando per cercare di migliorarle, però la cosa che mi fa piacere è che questa squadra prova sempre a giocare al di là delle difficoltà che si possono incontrare per quanto riguarda l'esperienza e la giovane età. Una squadra che pecca di gioventù, però lei non ha nessun problema a mettere in campo giovanissimi che poi sul campo in ogni caso vi danno soddisfazione. Sì, no, io sapevo qual era il nostro cammino, la società mi ha chiesto di far crescere questi ragazzi, spero di stare a fare un lavoro buono. Da quando sono arrivato abbiamo cercato di improntare sempre la partita sotto il profilo del gioco, poi a volte ci sono gli avversari che magari hanno più esperienza, hanno anche più fisicità rispetto ai nostri ragazzi e quindi qualche volta può venire meno, però da quando sono arrivato io penso che questi ragazzi hanno sempre dato il massimo e hanno cercato sempre di onorare il campo e di mettere in difficoltà gli avversari, poi a volte ci riesce, a volte un po' meno. Cipriani ha avuto il merito di sbloccare una partita che fino al momento del tuo gol vi aveva un po' messo in imbarazzo. Sì, come ho detto, diciamo che i primi 15 minuti sono stati un po', diciamo, non abbiamo interpretati al meglio perché, cioè, appunto c'era questo nervosismo, eravamo un po' contratti, poi sì. Il fatto di incontrare una squadra che stava sotto di voi vi ha messo più pressione del dovuto, forse. Sì, perché magari avevamo questo fardello di dover vincere per forza, quindi siamo partiti magari con qualche difficoltà, siamo andati un po' in confusione, però dopo il gol penso che abbiamo ampiamente meritato. Raccontaci un po' il tuo gol, visto che poi ci hai creduto, hai puntato l'area, sei entrato dentro e hai messo a segno questo gol che secondo me è stato anche un gol pregevole. Sì, sono partito, ho scambiato la palla con Paudice, poi dopo sono entrato dentro l'area, ho fatto una finta e ho tirato e è andata bene. Ogni volta che entri o ogni volta che giochi titolare, comunque in ogni caso ti fai trovare sempre pronto. Sì, io se il mister mi fa giocare oppure mi fa entrare a partite in corso, sono sempre a disposizione e do sempre il massimo, anche perché sono di Giulianova, quindi ho anche quella cosa di giocare in casa che ti dà ancora quello stimolo in più. Giocherete una partita praticamente ogni 3 giorni, domenica il Campobasso. Domenica sarà sicuramente una partita dura perché arriva la prima della classe, però noi come abbiamo fatto oggi e come facciamo da ormai 4 mesi a questa parte cercheremo di dare il massimo come sempre.